La pandemia Covid-19 rappresenterà un grandissimo acceleratore di tendenze già in atto nel mondo del lavoro e delle produzioni. Bisogna avere la capacità di cooperare dentro queste grandi trasformazioni con delle strategie innovative. Bisogna in sostanza costruire quella nuova normalità che abbandoni la vecchia normalità che è quella che ci ha portato dentro questo disastro e ci ha reso fortemente vulnerabili. Ci sono due filoni di intervento assolutamente fondamentali. Il primo è costruire questa sorta di cooperazione tra le imprese all'interno di ecosistemi intelligenti in cui le forze sociali, tutti gli attori del territorio abbiano la capacità di costruire strategie di innovazione per rendere tutto più sicuro, più forte, più propenso all'innovazione e più foriero di capacità di costruire competenze nuove per far fronte alla grande accelerazione del ricorso a tecnologie 4.0 e a innovazione. Il lavoro è sempre meno rigido dal punto di vista del tempo e dello spazio con cui i luoghi di lavoro e gli orari di lavoro si sono caratterizzati fino ad oggi. Serve una grande capacità progettuale per fare in modo che il lavoro del futuro sia un lavoro anche più utile per le persone, ci sia una maggiore capacità di conciliare il lavoro con la vita. In questa prospettiva c'è una grande possibilità di mettere insieme il benessere delle persone, la produttività e rendere a livello territoriale gli ecosistemi più capaci di produrre, generare e garantire sostenibilità.